Quali sono le cose che ci salvano? Gea, la protagonista di questo romanzo, se lo chiede continuamente e si risponde tutto. Ogni cosa può salvarci perché ogni cosa può tornare utile al momento del bisogno. Lei si circonda di cose, colleziona cose di tutti i tipi e non riesce a separarsene. Le distribuisce nel quartiere dove vive, nel quartiere sui Navigli, a Milano, che diventa il suo mondo perché lei non oltrepassa mai i suoi confini per paura di quello che potrebbe trovare fuori. Vive nel suo palazzo, fa la tuttofare, aggiusta qualsiasi cosa perché crede che non solo le cose, ma anche i rapporti tra le persone si possano aggiustare, che ci sia sempre una soluzione. L'unica cosa che non riesce a aggiustare, però, è il suo passato. Perché ha un segreto nel passato con cui non riesce a far pace. Sarà l'apertura, la riapertura del nuovo mondo, un negozio di rigattieri pieno di cose meravigliose, ogni cosa con una storia, a spingerla fuori dal suo guscio, fuori dai suoi confini e a darle una missione di vita, perché lei decide che vuole salvare questo negozio a ogni costo, perché salvando questo negozio salva un pezzetto di quartiere, un pezzetto di quella vita condivisa è bellissima, che sta andando man mano scomparendo. E è lei la prima a insegnarcelo: se salvi una cosa, questa un giorno può salvare te.